e il report di ieri sera, e lì bisogna veramente fare un gigantesco applauso a Ranucci, perché il report di ieri sera, come dice la trasmissione, il report di ieri sera, come dice giustamente oggi il giornale, era totale aria fritta, non avevano esattamente una ceppa, ma hanno costruito intorno al report quello che noi giornalisti televisivi sogniamo, cioè l'evento. Ah, report, ci saranno delle cose incredibili su Giuli, delle cose incredibili su San Giuliano. Allora, la foto di San Giuliano con la cicatrice sulla testa, che è una foto incredibile, che dà anche il senso del rapporto con questa boccia, povero San Giuliano, c'era sulla Verità di ieri, e oggi e ieri l'hanno pubblicata anche sul report. Per il resto non c'è nulla, non c'era nulla nel report di ieri, non c'era nulla contro Giuli, nulla contro San Giuliano, che noi non avessimo saputo e scritto nei giornali nelle settimane scorse. Ma loro avevano alimentato questa grande storia, e la cosa incredibile è che il capo di gabinetto di Giuli, questo Spano, si dimette dicendo a Repubblica: mi dimetto per l'omofobia di Fratelli d'Italia. Guarda caso, invece, si dimette soltanto perché era annunciato che sul report sarebbero uscite cose clamorose su di lui che non sono uscite. Ma ragazzi, è un'altra gigantesca presa. Il signor Spano si dimette non per l'omofobia di Fratelli d'Italia, ma perché si è visto che anche la sinistrella amica sua gli ha fatto così, e gli fa la destra, gli fa così la sinistrella amica sua, dice: io, ma che ci sto a fare qua a fare il capo di gabinetto? Mi spiace per lui, avrebbe potuto continuare a fare il capo di gabinetto di Giuli, che però, notizia della giornata di ieri, stava ieri a colazione con la Meloni, come dire: vi blindo il ministro della cultura, perché qua se salta un'altra pedina sembra di stare in una fila di ubriachi, che se uno cade cadono tutti, quindi meglio non farlo cadere questo Giuli, perché sennò giustamente ci sarebbe un vero problema per questo governo.